Fa freddo, c'è il gelo, la neve artica e il polo nord scende sul mondo. Per quale motivo? Perché state tutti aspettando la top 10 2014 di questo canale mio. Un momento che voi attendete come pochi nel mondo e quando arriva di solito siete molto delusi e posso capire anche il perché. Questa top 10 si riferisce ovviamente ai film usciti in sala nel 2014, ma non preoccupatevi perché quelli che ho visto, per esempio nei festival, e che non sono usciti, avranno un loro momento dedicato, un video con gli inediti migliori di quest'anno da recuperare al più presto. Questo è il foglietto in cui mi sono scritto la top 10, nonostante questo ho dimenticato un posto prima e quindi è la seconda volta che faccio questo video, ma questo è un momento di backstage che vi interessa poco. Su emanuelerauco.com, che è il mio blog, sotto vi metto il link, ci sono anche le top 10 di altre cose, per esempio la top 10 dei libri che ho messo ieri, e poi metterò dischi, serie TV, ovviamente replicando poi quella dei film che è in questo video. Non voglio farla troppo lungo, perché di questi film ho già parlato durante l'anno, quindi vi metterò mentre parlo qui intorno i link per andare a rivedere quei video in cui ne parlo un po' più nello specifico. Quindi comincio al decimo posto, L'ultimo degli ingiusti, documentario bellissimo di Claude Lanzmann, in cui torna sull'olocausto, sulla Shoah, che è il tema fondamentale della sua carriera. Lo fa da un'altra prospettiva, quello di un capo rabbino che è stato creduto un collaborazionista degli ebrei. La storia è molto complessa, la racconto un po' nel video di cui dicevo prima. Perché questo film è in top 10? Perché è un film non solo di una forza storica e una un'importanza documentaristica fondamentale, perché racconta la storia da un'altra parte, perché come i grandi documentari fa venire voglia di sapere molto di più sia su quel momento di storia sia sul personaggio, ma perché ha un rigore cinematografico assoluto, perché riduce, come dire, il grande cinema alla sua essenza, ossia lo sguardo del regista e una persona che viene guardata e che parla. Un grande film e un grande momento di storia di cinema, del cinema, cinematografica, che dir si voglia. Nono posto, Il giovane favoloso. Mario Martone fa quello che mai nessuno avrebbe pensato, ossia prendere Leopardi e toglierlo dai libri di scuola e renderlo vivo, un intellettuale forte, un personaggio che può essere davvero un esempio e un faro per le generazioni di oggi, ma anche per, non solo per le generazioni, per insomma lo spettatore di oggi. E lo fa nel modo migliore, cioè tramutando quella che è l'Accademia di Leopardi, e quindi anche il cinema accademico che poteva nascerne, in un cinema vitalissimo che mescola l'intelligenza e la stilizzazione più alta del cinema europeo, tipo di Oliveira, tipo Strobiglietti, tipo Raoul Ruiz, con invece i fermenti del cinema contemporaneo, la musica elettronica, il montaggio innovativo, l'accostamento di parole, suoni e immagini. Quello che fa nel finale con la ginestra meriterebbe da solo il prezzo del biglietto, ma è un film che lascia i brividi e che fa sentire veramente un Leopardi come non l'avevamo mai visto né sentito. Ottavo posto, Solo gli amanti sopravvivono. Jim Jarmusch fa un altro, anche lui fa un piccolo miracolo, prende il più abusato degli archetipi, o perlomeno negli ultimi tempi, ossia il vampiro, e tramutarlo il baluardo della cultura contemporanea. Non c'è romanticismo in senso mieloso, c'è però romanticismo in senso decadente, in senso quasi viscontiano. Due vampiri che devono sopravvivere facendo sopravvivere allo stesso tempo l'arte, la cultura, la bellezza. La decadenza del mondo non è quella di un'apocalisse, ma è quella della fine della bellezza, della fine dell'arte, della morte, del concetto del bello. Ecco, in questa metafora su cosa sono gli umani e cosa sono i vampiri, inteso come coloro che invece cercano di preservare la cultura, c'è anche un quadro del nostro mondo che Jarmusch ritrae allo stesso tempo in modo ironico, beffardo e doloroso. Due attori fantastici, Swinton e Hiddleston, un film di una intelligenza cinematografica, anche di una arroganza in senso positivo, un film che sa di essere dalla parte giusta, che si, come dire, che guarda un po' dall'alto lo spettatore insensibile, ma dice moltissimo su di noi, dice moltissimo su quello che siamo, e lo dice con una, come dire, con un'intelligenza cinematografica non comune. Settimo posto, Il regno d'inverno. Nuri Bilge Ceylan finalmente vince la Palma d'Oro e lo fa con un film che è quasi l'opposto del suo cinema. Qualcuno potrà dire è un film troppo teatrale e troppo lungo, sono 3 ore di parole, ma sono parole nel senso
faradiano, nel senso di una separazione, parole che costruiscono mondi, che raccontano storie, che sferzano i personaggi e lo spettatore. Soprattutto guardate la regia di Ceylan, che all'apparenza sembra un po' messa da parte rispetto al testo, rispetto ai dialoghi, rispetto agli attori favolosi. Vedetelo in originale il film, come quasi tutti, ma questo più di altri. Il modo in cui non solo costruisce i luoghi, costruisce il rapporto tra i personaggi e lo spazio, quanto questi luoghi, che come ogni impostazione teatrale, il film è un omaggio a Chekhov, sembrano sempre diversi ogni volta che li si vede, perché sono cambiati i personaggi, sono cambiati i rapporti tra i personaggi. È un film bellissimo e quasi geniale, proprio per come fa uno straordinario lavoro di regia sulle immagini, sugli spazi, sui rapporti dinamici tra spazi e personaggi, e fa finta di niente. Se riuscite ad entrare nel flusso di parole meravigliose e anche parole pesanti che dicono delle cose fortissime sulla Turchia di oggi, troverete anche una regia straordinaria che in maniera più sottile, ma anche forse più efficace, ci dice che grande regista sia Ceylan. Sesto posto, Il racconto della principessa splendente. È un anno di ultimi film per l'animazione giapponese e non potevo che celebrarli, anche perché sono due ultimi film bellissimi. Questo è il primo degli ultimi film di cui parlo. Isao Takahata si congeda dall'arte, forse perché poi con i giapponesi che dicono addio abbiamo capito che non ci si può mai essere troppo... vanno mai presi troppo la lettera. Qui cosa fa Takahata? Impiega più di 10 anni per dipingere un film all'acquarello, matita e acquarello, e racconta una storia che è un classico della narrativa giapponese, una fiaba tradizionale, e lo fa diventare qualcosa di emozionante, di meraviglioso. Ecco, quando parlando del film di Jarmus dico la morte della bellezza, qui c'è il trionfo della bellezza, il trionfo dell'occhio, l'estasi dell'immagine, con una storia che però è degna del grande cinema giapponese, del grande... non si può non pensare a Mizoguchi mentre si vede Il racconto della principessa splendente, e però sentire anche, come dire, i battiti del cuore di quei personaggi, di quel mondo all'apparenza costretto ma che in realtà esplode. Un film magnifico, un film che anche grazie a Joe Hisaishi non può non farvi sgorgare più di una lacrima a fine film. E la bellezza dei disegni, sembra di guardare 2 ore di grande pittura con dentro però anche la bellezza della narrazione giapponese. Insomma, un filmone andato a recuperare. Quinto posto, The Wolf of Wall Street. Qui invece si va a 300 all'ora. Scorsese fa il suo più bel film dai tempi di Casinò, racconta quello che c'era prima della crisi, quindi la decadenza fisica, morale, materiale della finanza e della ricchezza americana, anche del governo americano, della legislazione americana, in un film che è frenetico, adrenalinico, potente, che come dire lascia storditi per la quantità di adrenalina che mette nel corpo, raccontando questo personaggio amarissimo ma allo stesso tempo un personaggio di una commedia screwball degli anni 30. Si ride, si riflette, ci si eccita fisicamente con il cinema. È una cosa che non accadeva da molto con Scorsese, che peraltro ha fatto, continua a fare bellissimi film, ma questo è proprio, come dire, un viaggio su un ottovolante senza cintura. Un film da vedere, da rivedere, da rivedere. Quarto posto, Father and Son. Incastonare Scorsese tra due giapponesi che fanno un cinema opposto a quello di Scorsese, mi piaceva. Qui Koreeda, come dire, fa sentire che quando si parla di lui come una sorta di erede più gentile, più affettuoso di Ozu, per quanto poi il cinema di Ozu sia gentilissimo e affettuosissimo, non si sbaglia. Qui racconta una storia di padri biologici e padri adottivi, di famiglie vere, famiglie da ricostruire, con una purezza di sguardo, con un affetto verso i personaggi e soprattutto verso lo spettatore. Il modo in cui li costruisce questi personaggi, ma anche con cui prende gli spettatori per mano e li porta verso una storia fatta di piccole emozioni ma che alla fine è grande come il mondo, è davvero da encomiare, davvero da far pensare che Koreeda possa stare al pari dei grandi maestri, quantomeno del racconto familiare giapponese, che è una grande tradizione, e Koreeda di questa tradizione ne è uno dei migliori cantori, perlomeno contemporanei.
Terzo posto, già qui avete immaginato vedendo la copertina, Mommy di Xavier Dolan. L'avrei messo sotto Il Regno d'Inverno, ma poi con la sua uscita in sala, un film che mi è cresciuto, scusate un po' di raffreddore, è un film che mi è cresciuto, un film che ho sentito molto più forte di quanto pensassi quando l'ho visto a Cannes. Un film bellissimo, film che palpita, film melodrammatico come Fassbinder, o come anzi meglio Douglas Sirk, con però tutta una parte pop, sia nel senso di popolare, perché i ceti popolari che racconta, e quindi quel tipo di vitalità, quel tipo di reinventare la commedia, il dramma anni 90 e farlo qualcosa di fortissimo, di straordinario, il modo in cui usa lo schermo per costruire emozioni e sensazioni, non solo l'immagine ma lo schermo. Saprete, il film è costruito in uno a uno, cioè immagine quadrata che si allarga e si restringe a seconda dei momenti, attori che trasportano lo spettatore e un regista genio, perché Dolan è praticamente un genio, che è furbo perché sa come si fanno i film, sa come si colpiscono lo spettatore, ma è anche sincerissimo quando capiamo che vuole usare il cinema non solo per mettersi in mostra, ma anche per trascinare lo spettatore nel suo mondo, nella sua intimità, per farlo emozionare, palpitare, per fargli capire che la grandezza del cinema è anche in questo tipo di storie qui, che si possono raccontare gli estremi del mondo senza però respingere lo spettatore. Fare un cinema che allo stesso tempo provi ad abbracciare più gente possibile rimanendo però saldo su certi principi, e quindi anche rischiando di allontanarla. È un discorso un po' confuso che mi sta venendo a braccio, ma cercare di far capire, come dire, il marasma che crea un film del genere non è facile. Per capirlo è andato a vederlo, non è che avete altre opzioni. Secondo posto, All Is Lost, J.C. Chandler. Ho rischiato di dimenticarlo perché l'avevo visto a Torino l'anno scorso e perché è uscito a inizio anno. Poi ho rivisto un po' i film dell'anno e questo film è una meraviglia, è un canto degno di Hemingway, è il film epico dell'anno per eccellenza, altro che Hobbit, altro che minchiate varie. Qui c'è un grandioso Robert Redford e che racconta la forza dell'uomo contro l'immensità della natura. Un film in cui non c'è praticamente una parola, non si dice una parola se non all'inizio e alla fine, e è tutto di tensione di gesti, un film di avventura nel senso più ampio del termine, che racconta l'uomo, è radicale nell'uso del cinema, nella fiducia che ha verso le immagini, verso il montaggio, verso il dettaglio, e la fiducia verso le possibilità dell'uomo, la potenza dell'uomo. È uno dei più grandi film umanisti degli ultimi anni, uno dei più grandi film tout court degli ultimi anni. J.C. Chandler si conferma regista da applaudire e da ammirare. A Most Violent Year lo aspetto tantissimo. Primo posto, l'abbiamo detto, è il Sogno addii degli animatori giapponesi. Miyazaki, il più grande di tutti, pare che dica addio al cinema, perlomeno così come lo conosciamo, e lo fa con un capolavoro. Lo fa con un film che davvero si alza in volo. Una storia non per bambini, neanche per adulti, cioè non è un film per tutti, è un tentativo di fare una biografia vera, animata, in cui il dettaglio delle realtà, il racconto della storia, la perizia nel costruire i personaggi, che è quella proprio di un, come dire, di un biografo, si sposa magnificamente con, innanzitutto con i grandi sentimenti, con la forza emotiva del grande cinema classico, Ford, Hawks, ma anche il grande cinema classico giapponese, ma soprattutto con la capacità che l'immaginazione, la voglia di volare, la fantasia più pura, non sono qualcosa con cui distrarre lo spettatore, con cui farlo andare da qualche altra parte, ma è qualcosa che serve per parlare allo spettatore, per raccontargli le cose vere, le cose forti, le cose importanti del mondo. Un film che commuove, che sa trascinare lo spettatore e allo stesso tempo però sa, come dire, raccontare qualcosa di oscuro. Qualcuno ha detto che è un film bellicista, mi viene tantissimo da ridere, perché invece è proprio un film su un film pragmatico su cos'è la guerra, su come si vive la guerra quando si è contemporanei, quando soprattutto si è anche complici in un certo senso della guerra. È un film di grandissima moralità, è un film però anche di grandissima emozione. I disegni, il momento, per esempio la scena del terremoto, è uno degli apici dell'arte di Miyazaki, e però c'è anche, come dire,
la forza del cuore, dei personaggi secondari, c'è tutta la grandezza del cinema di Miyazaki, messo però di fronte a qualcosa che non aveva mai fatto, ossia a fare un film in cui non ci fossero, tra virgolette, scappatoie, a fare un film di disegni che però abbia, come dire, la pregnanza verso lo spettatore adulto che possono avere anche i film con attori. È, come dire, mescolare le carte, non perché i film per bambini o film d'animazione non siano allo stesso livello, ma perché giocano su altri piani, giocano su altre realtà dal punto di vista della comunicazione dello spettatore. Qui invece Miyazaki vuole giocare sulle stesse carte, vuole sfidare coloro che hanno reso il cinema grande, coloro che hanno reso il cinema il vero cinema, per così dire, e lo fa e lo vince, perché Miyazaki è un grandissimo cineasta, Saba Sandir. Questa era la mia top 10 del 2014, spero che vi sia piaciuta, mettetemi sotto le vostre top 10, commentate la mia ovviamente, e commentate anche le altre mie top 10 sul blog o su Facebook, e poi ci vediamo fra qualche giorno per il cosa del 2014. Oggi ho parlato di film, quindi vi parlo della serie TV da non perdere, il disco da non perdere, il libro da non perdere.